bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Grazie al mercato di Alba Adriatica, un'altra puntata di Dillo a Stellina. Mercato, vedo ricco, un po' di turismo, un po' di... ci sta un po' di roba, roba buona, te ci vedo a ridere. Facciamoci un giro un po', facciamoci un giro. Buongiorno, buongiorno. La ciricia, ci sono anche le ciliegie, però a dei prezzi clamorosi. Ma vediamo se riusciamo a comprare qualcuna, qualcuno. Vediamo un po', vediamo. Siamo passati da 8 a 6 euro per le ciliegie. Andiamo più avanti, vediamo che se troviamo qualcosa di meno caro. Altrimenti opereremo su quelle da 6. Per forza, no, due ciliegie li mangiamo. Sapete, saiettine? Saiettine. Caspita, di livello 4? Ti prepari per l'estate? Questi sono quelli micidiali. Potenti, stucca nel fiato. Potentissimi. Occhio. Ciao, che non è tanto all'ingresso il peperoncino il problema, ma all'uscita, esatto, lo sai? Esatto. Quello è un problema grande. Ciao. Ciao. Ma speriamo che se li può mangiare. Quattro barattoli di peperoncino, importante. Ciliegie. Vediamo qua quando stanno. Ciliegia è cara attualmente, lei le compra o le ruba? Diciamo che hai provato, prima li provi. Me l'ha fatto provare. Sono buone. Sono buone. Ma mo le compri? Questo lo conosciamo è da bravo, tanto tempo. È bravo, è bravo. Che ma quando, quando stanno le ciliegie? Vari prezzi, questo è abbastanza onesto, 6,50. 6,50 è buono, giù stanno pure a 6. Ormai 8,50 buono. Mario, ma che è sto casino? Arrivati i turisti, che succede? Ma non portano pane. No, niente. Questi turisti qui sono gli impiegati. A portafogli sbuciati. Sono gli impiegati INPS. Non portano pane. Impiegati INPS, belli stipendi. Mi devi pur capire che... No, questi fanno dei lotti con gli hotel, no? E, sì. E se porta pure un panino, cioè, c'è pure la merenda, colazione e merenda, capito? Quindi questa è una cosa terribile, terribile, ho capito. Meglio perderli che trovarli. Buongiorno dottor, sta a posto? Patata nostrana? Scusate, patata nostrana? Patate Puglia, Puglia. Vabbè, la Puglia ha sempre dato dei prodotti buoni, insomma. Noi sondaggiamo sulle patate, capisci? Cose più appetibili, bravo. Anda, la maglia della Juventus, non sappiamo se è in vendita. Quella la regalate o qualcuno se la ruba? Vedi, ci viene da ridere. Vabbè, ti dici per l'ascola bene pure, guarda. Ma l'ascola è retrocesso purtroppo. La Juve chissà che fine farà. Dovrebbe passare Diego Motta, può darsi che la compra. Come va, amico mio? Tutto a posto, tutto a posto. Articoli da mare? Sì, è diverso. Articoli da mare. Vedi se trovi qualcosa per te, come solito. Bravo, io ne faccio un giretto, vedo qualcosa. Va bene. Ciao amico mio, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Fino a questo il rivedo, vai. Giro di perlustrazione, si vola? Vai. Che dici, signora? Una passeggiatina? Passeggiatina, bella giornata. Ma trovate che cosa? Non ti è piaciuto niente. Niente di interessante. Va bene. Ciao, ciao signora, ciao, ciao. Voi siete degli attendenti? Attendete le signore? Attendiamo. Attendi e reggenti, perché esatto. Reggi pure le buste. Ma sei anche pagante? Pure. Ah, beh, quindi è un aggravante questo. Cioè, quindi reggi, attendi e paghi. E paghi, esatto. La signora sta cercando. La signora cerca. Lei di dove è, se posso chiedere? Milano. Di Milano. Viene spesso qui oppure la prima volta? No, no, è già 20 anni che viene. 20 anni? Quindi è uno stanziale, un turista stanziale.
si è stanziato qui da noi, va bene. Maestro, buona giornata, buona altrettanto, grazie. Si riposi, non regga tanto e non spenda tanto soprattutto. Cosa vuoi fare? Quello che ci vuole. Finché ci sono. Quindi abbiamo cambiato look per l'estate. Il look per l'estate per i turisti, perché queste poi arrivano le turisti belle e allora ci vuole il look quindi nuovo. Basetta, basetta e pizzo. Pizzo. Va forte, tu va dici. Forte, abbastanza. Andremo forte, perché pure tu ti sei. Sì, no, io vabbè, questa è abbastanza regolare. Regolare, questa invece. Si dice colori per l'estate. Colore per l'estate sembra strano, ma si rivende un'altra volta il nero. Nero. Anche se i multicolor dovrebbero fuggire. Ce li fece dare pure tuo figlio. Esatto, bravo, che a Teramo vanno forte. Multicolor. Però si vende il nero. Anche d'oro? L'oro da cerimonia, brava, da tutti i giorni. Va bene, dottor, buona giornata. A voi tanti, ciao, tante ciao. Belle cose. Ciao, ciao, ciao. Pure lo zoccolo ci sta. La grande? Sì. Ma è duro? È questo è più da lancio o da indosso? No, da indosso. Da indosso, non è da lancio, è leggero, non vale la pena lanciarlo. Quello negli anni era di legno, allora andava bene. Quello che ci tirava le mamme. Ma invece lo fanno. Ma lo fanno in gomma. In gomma, niente di che. Zoccolo di gomma, praticamente è impalpabile, non fa male. Non si può tirare, non ci fa niente. Buongiorno, sta a cercare mutande? Mutande nuove? Reggiseni? Che c'è? Per la signora, per la signora. Ah, sì, fa un regalo. Reggi. Un regalo? Ho capito. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Andiamo al mercato, regalo della signora. Alla grande. Alla grande. Ti sei aperto una boutique e non ci hai detto niente. La maglia della Juventus pure. Ma sì, e tu sei pure la maglia della Juventus sui dimessi, come mai? Sempre. Come mai? Che dici? Ma ti sei buttato il mondo abbigliamento? Di tutto, abbigliamento, cappelle, bigiotteria. I soldi fazze, quello che vuoi. Pure? Ma queste sono notizie importanti per l'estate, lo dobbiamo sapere. Quindi l'amico nostro qua ad Alba ha trovato di tutto, per l'estate ha rimodernato la bancarella. Acquisti folli. Con la rapina con la maglia della Juve ci credo. No, però, cioè, se tu ti. No, assolutamente. Però se tu dici hai fatto una rapina con la maglia della Juve sei più credibile. Gucci. Quando meno sembrano Gucci. Poi mo. 20 euro, un occhiale Gucci si potrebbe anche comprare. Che dite, però. La provenienza è che mi inganna. Clamoroso ad Alba Adriani, un certo Nino. Buongiorno. Come mai? Oggi qui ti sei perso. Ho cambiato. Perché ogni tanto cambiate i mercati per vedere nuova gente? No, il lunedì prima andavo a Pescara, però ormai è un anno e mezzo che non vado più, allora faccio riposare la signora e vengo io. Al posto quindi sei ributtato su Alba Adriatica. Sì, un ritorno all'antico. Da ragazzino veniva Alba Adriatica. Però di qua lo sai, no? Che qua c'è meno gente. Sì, di là è più pieno. Dovresti prendere sì, una svolta, capito? Ma dopo mi stracco però. Tu dici di stracco. Lunedì è un mercato di riposo. Dopo la domenica ci vuole una giornata così, di relax. Dici tu, te lo puoi permettere? Vabbè, noi come dici tu facciamo? Vabbè, buon riposo allora. Sai che entri nella categoria degli attendenti reggenti. Esatto. Perché attendi la signora, mentre reggi, ma tutti vogliono sapere se paghi pure tu. Che vuoi fare? Quindi diventi anche pagante, non solo reggente, attendente, anche pagante. È la legge degli ammogliati, devi aspettare, devi portare la roba e devi pagare. Eccoci. Ma guarda un po'. Bravo. Buona giornata. Signora, tutto a posto, come va? Come va? Vabbè, c'è dai. Che cosa ti fallo spero. Fallo. Come mo ci fate ragione a me? Mo. Ma sì, ma dove ragione a tutti? Ma me la metto su. Buona giornata. Ciao. Ancora si trovano i reggenti, paganti, attendenti. Tripla. Si va in tripla.
Ci prepariamo per l'estate oppure? Ci prepariamo per una grande stagione estiva. Ci sta qualche turista, ma perché di là mi hanno detto che turisti. Senza portafoglio. Non è vero, qualcosa si vende. Bisogna avere anche la merce giusta, avere il prodotto giusto per i turisti che arrivano. Se arrivano i pensionati ci vuole il prodotto per i pensionati, se arrivano i giovani ci vuole il prodotto per i giovani. Ma che sono arrivati, pensionati o giovani? Adesso ci sono alcuni pensionati con i figli che già hanno finito la scuola. Quindi è un po' visto e bisogna avere un po' di tutto. Insomma, stare sul pezzo. Bisogna stare sulla cresta dell'onda, sempre sulla cresta dell'onda. Bravo. Essere sempre positivi. Bicicletta? Sempre. Ieri mattina siamo arrivati in macchina fino a Rocca... Fluvio. No, aspetta. L'altopiano delle Rocche, adesso non mi ricordo il paese, come si chiama, siamo arrivati. Piano delle 5 miglia. No, non piano delle 5. L'altopiano delle Rocche, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, ho vinto di là. E ritorno. Poi naturalmente siamo tornati a casa con la macchina, perché non è che io posso arrivare con una bicicletta da corsa fino a là. Lo Giro d'Italia. Peso, l'importante è tenersi in forma e uscire tutte le domeniche. Ti ha fatto muovere le gambe. Va bene, buon lavoro amico mio. A tutti, ciao. Arrivederci, saluto tutti i miei clienti, tutti i telespettatori e tutti gli abruzzesi e tutti gli italiani. Grazie a tutti i turisti che scelgono l'Italia, ma soprattutto l'Abruzzo. Vai. Abbiamo fatto salvare l'Emboli ieri? Alla fine un po' vi siete spogliati, ci fai vedere la maglia, perché non sapevamo la tua fede romanista. E la Roma si è fatta salvare l'Emboli comunque, incredibile. Emboli Roma 2-1 al 95, andiamo a chiedere all'esperto, a Robby, arriva uno che ieri ha fatto salvare l'Emboli, guarda un po'. Fatti il regalo, quindi confermi? Confermi che la Roma è. Vabbè, mi è dispiaciuto per. Lui non vuole lasciare dichiarazione, noi siamo proprio dietro la Roma. A Roma. Quindi la Roma ci ha fatto salvare l'Emboli. Sembra un po'. Non lo so io. Chissà, qualche eccessivo giocatore importante ci sta sotto. No, non lo so, qualcosa ci sta sicuramente sotto. L'ultimo minuto. Qualcosa c'è con Bao. Pioli ha salutato. È stato bravo oggi, ci ha commosso a noi. Pure Giroud pure. Vabbè, un gol, insomma, importante. L'unico che non ci saluta è Cardinale, però. Non ci poteva fare lui un saluto. Niente, sta lì. Poi dopo vi abituate troppo, cioè se vincete tutti gli anni, vi abituate troppo male, ha detto, apposta. Così, tu senti un presidente che parla così, buh. Si è messo all'ombra. Buongiorno. Che è passato, però niente? Non era niente? Roba. Marri, lo conosci Marri, il poeta contadino, mi ha detto che sono tutti ex dipendenti IMSS. Sì, tutta roba, sì, però qualche euro lì ce l'ha ancora in tasca, giusto 10 euro, 10 euro non di più. Leggera, una cosa leggera. Non quest'anno è un anno un po' particolare, parte tardi, tutto tardi, qua stiamo tutti in ritardo. Ma se ci stava, fredda, fa caldo. Se c'è un po' di euforia prima, mo ce la siamo persa tutti. Niente. Vabbè, c'è un poco propositivo, però qualcosa si muove alle nostre spalle. Vabbè, ma Luca arriva, è giugno ormai. Ma io penso che dopo le votazioni, perché la gente vota, può parte, no? Penso, sì, o no, giusto? Ma qua mica si vota? Sì, vabbè, nelle città sta l'europeo, ci sta. Capito, devono chiudere le scuole, non è che... Dopo le scuole riparte. Dopo le scuole riparte, come ogni anno è così, mo. Aspettiamo fiduciosi. Stiamo aspettando la crema. La crema, che la cioccolata ce la siamo finita. Abbiamo caricato forte, frutta, verdura. E quelle da guardia, non importa manca la borsa, quelle da guardia solare, tu gli dai la mano. No, lui faceva la guardia, per quello. Lui faceva la guardia, quindi mi guarda. Ti guarda. Giustamente, bravo, va che trovendo, bravo. Conoscendo la sigla si denota che c'è un nostro followers. Guarda, è cascata una pesca io in terra, occhio. Raccogli la pesca. È stata una giornata dura, raccogliamo una pesca, la cediamo
al maestro Mario. Oggi saltiamo l'assaggio perché siamo ancora un po' carichi da ieri, capito? Lei è un attendente? Attende la signora? C'è attendente, dico che ci sta un attendente? Attendente dritto, preciso, che aspettava la signora. Bazinga, questo mi mancava, bazinga, sinceramente. Con le bici al mercato non ci si viene, io lo dico sempre, ma pure tu ci metti con le bici al mercato. Non venite al mercato con le biciclette, sono pericolose. Non si viene al mercato con la bicicletta, io lo dico sempre.